oggi una torta buonissima! Che voi già avete visto nel nostro primo What I Eat in a Day. Ci sono stati pareri contrastanti su questo What I Eat in a Day. Allora noi ad alcuni non è piaciuto, vi rassicuriamo, le faremo ogni tanto per quelli a cui piace, ma non con una frenesia pazzesca, diciamo uno al mese, e non per farvi curiosare quello che mangiamo, ma sinceramente un po' per farvi rivedere le ricette del canale e farle rigirare in questi video in modo da farvele ricordare, perché sennò magari cadono nel dimenticatoio. Raga, noi siamo onesti, non è che abbiamo l'aureole, facciamo i What I Eat in a Day solamente per farvi vedere. Noi facciamo vedere anche le ricette del canale nel What I Eat in a Day, naturalmente per farvi andare a riscoprire le nostre ricette, e secondo poi per suggerire delle varianti, degli accostamenti, per vedere come una cosa si può mangiare a pranzo accostata con una cosa a cena, per avere un piano alimentare completo. Insomma, traete voi le conclusioni che più si adattano al vostro stile di vita e andate a ricliccare tutte le nostre ricette suggeriamo. Sì, e a tutti quelli a cui non è piaciuto, mi raccomando, rimanete con la solita scatoletta di tonno la sera, il pane duro nel latte e caffè la mattina, ma rimanete così. Senti, mio nonno è campato 99 anni col pane duro nel latte e caffè la mattina. E allora levate il latte e caffè. No! Benissimo! Allora, iniziamo con questa buonissima torta al cioccolato, noci e fichi. Bravo. Integrale al 100%, tutta salute e godimento. Ed eccoci pronti per questa buonissima ricetta, un ciambellone delizioso per le colazioni autunnali. Allora, 350 g di farina integrale, 250 g di zucchero integrale, 40 g di cacao amaro, una bustina di lievito per dolci, 4 uova, io le uso biologiche, 170 g di olio di semi, 200 g di acqua, 50 g di gocce di cacao, 50 g di noci. Ci occorreranno anche dell'essenza di vaniglia e un pizzico di sale, e poi della confettura ai fichi. Io uso questa di Rigoni di Asiago, che è buonissima e conferirà proprio quel sapore autunnale e speciale alla vostra ciambella. Cominciamo subito. Io procederò col bilancino sotto, come faccio quando preparo le torte per la colazione. Diciamo che non mi danno più di tanto. Le mie torte per la colazione sono sempre torte molto veloci, che non hanno bisogno di grandi macchinari se non delle fruste elettriche. Allora metto la farina e i 40 g di cacao, aggiungo la mia vanillina e il mio pizzico di sale, metto dentro anche i 50 g di gocce di cioccolato e rimesto ben bene, così che le gocce di cioccolata possono rimanere belle intrise di farina e rimangano così in sospensione. Se si sciolgono un pochino nell'impasto, a me va anche meglio. Aggiungo anche i 50 g di noci. Ok, messo anche le mie noci che ho sbriciolato così con le manine sante. Non le sbriciolo perché non voglio che perdano untuosità in cottura, le voglio abbastanza croccanti al morso della fetta, lì dove capitano. Aggiungo adesso lo zucchero, abbiamo detto 200-250 grammi, io uso questo di canna integrale che è buonissimo, molto caramellato. Adesso aggiungo l'olio, l'acqua meno un po', ma proprio poco, e le 4 uova, e amalgamo il tutto con la mia frusta elettrica. Perfetto! Nell'acqua che avevo messo da parte disciolgo il mio lievito in polvere. Li sciolgo ben bene e tuffo nell'impasto. Senza fretta adesso, dal basso verso l'alto, faccio incorporare bene tutto il lievito. Questa è la parte più importante. Veicolo il lievito con l'acqua perché la farina integrale è un po' più tenace della 00. Quindi se la voglio fare lievitare devo aiutarla. L'aiuto sia con i liquidi, con un uso maggiore dei liquidi,
sia facendo veicolare attraverso i liquidi appunto il mio lievitino. Versiamo 3/4 dell'impasto all'interno della nostra teglia. Mettiamo da parte questo. Prendiamo la nostra marmellata, che risulta essere molto compatta, quindi io con una forchetta la ammorbidisco un po'. E piano piano ne butto dei fiocchetti così sulla superficie. Però la ricopro quasi tutta la superficie. Quindi la quantità decidetela voi, io ne metto circa un 70 grammi. E adesso mettiamo su ciò che è avanzato del prima. In forno a 180 gradi per 45-50 minuti. Fa fede la prova a stecchino, l'importante è che a 30 minuti circa la copriate con un foglio di alluminio in modo che non si bruci all'esterno. Per una cottura ancora più amabile mettete sotto una leccarda piena d'acqua in modo che i bordi non si scuriscano troppo e la cottura venga anche un po' a vapore, venga anche più dolce. Quindi io metterò al di sotto una leccarda con dell'acqua, questa sulla griglia a metà altezza, a 30 minuti la coprirò con il foglio d'alluminio. Si va in cottura e ci vediamo dopo. Nel frattempo, giusto per la sformata, è arrivato il maritino. Eccola qua. Si sente l'odore di questa torta da sotto, in mezzo alla strada. Addirittura, sì, noi siamo al sesto piano. Sarà buonissima, se l'odore non mente. Guardate che bella, guardate che alta. E con la pasta, guardate le gocce di trasudo, le gocce di fichi che trasudano qui. Bene ragazzi, buonissima colazione a tutti. Con tanto amore da parte nostra. A dopo, vi lascio le foto. Ciao. Bene, avete visto che questa ciambella è veramente ottima per la prima colazione, per la seconda colazione, per la terza colazione, per tutte le fasce di età, mi raccomando. Certo. Bene, tu la consiglieresti ai nostri amici? A tutti, bravo, fatela, preparatela e vedrete quanto è buona. Non si può togliere dalla bocca, come si suol dire. Brava, a tutti quelli che ci chiedono di salutarvi, qui salutiamo sempre così, tutti, con un saluto collettivo, non possiamo siete metterci troppi nome per nome. Ma vi vogliamo bene tutti! Bravissimo. Di qualche cattiveria, chi ci vuole bene? A nessuno cattiveria oggi, perché questa torta è talmente buona che sono diventato buono anch'io. E quindi, poi andatela a fare, mi raccomando, provate questa ricetta. E se vi piace, un bel like, tutto sporco di cioccolato e feedback. Che stai dicendo? Un pollice in su, che cosa sono questi like, feedback, cose? Parliamo in italiano, parliamo come mangiamo, ecco. Parliamo come mangiamo, un bel pollice in su. Brava, tutto intriso tutto di marmellata arrostito, un bel pollicione arrostito. Basta ragazzi, ci diamo appuntamento qua sempre per il prossimo video. Sì, sulle vostre tavole. E ci rivediamo sempre qui. Sì, sulle vostre tavole. Ciao!